Buongiorno ragazzi, questa volta arrivate in fondo al video. Ragazzi, questa settimana vi porto in Val di Non. Per l'esattezza a Fondo, un piccolo comune di 1400 abitanti. Quello che vuoi. Siamo venuti qua a mangiare alla trattoria al Montrano. Cos'è entrepatta ai fondi? Abbiamo soggiornato nell'hotel Lady Maria, credo il più famoso del paese. Questo sono io con il mio cappotto super. Questa è la vista della nostra stanza. Ragazzi, adesso andiamo in piscina, e dovrebbe esserci anche la palestra e un sacco di attività da fare. Costumino tattico top e si vola. È la prima volta che mi ritrovo in un hotel con un centro benessere, assurdo. Questo posto ha una piscina interna, calda, caldissima, ci siamo pure addormentati un'ora. Una palestra, un centro massaggi e una sauna. Quest'ultima però era chiusa per il Covid, purtroppo. La prima giornata siamo rimasti a fare i ricchi, tra idromassaggio e cibo tipico. Comunque ragazzi, questi qui sono tipo due paesi che hanno pochissimi abitanti. Quindi sembra quasi un paese fantasma. Ragazzi, stavamo proseguendo il sentiero che porta da Fondo fino al Lago Smeraldo, però abbiamo deciso di farlo domani mattina, che adesso tra un po' fa buio, e aspettiamo di andarci anche con Filippo. Veramente bello sta passeggiata, soprattutto l'uccello. Ultimamente mi sto facendo un sacco di passeggiate con gli uccelli e le cascate. Top! Lo so, non ci ho pensato. Ce la lasci fuori, così se ti serve te la metti. Fondo è famosa per due cose: Fortunato De Pero, pittore, scultore, designer. Tutti i grafici o amanti dell'arte lo conoscono. Io ad esempio ci ho fatto un lavoro durante i miei anni scolastici. Ragazzi, allora, programmi per la mattinata sono: andiamo a vedere il Lago Smeraldo lungo il percorso dell'acqua qui a Fondo, e poi andiamo al Castello della Tuna, che poi ho scoperto che qui a Fondo è nato De Pero, Fortunato De Pero. Altra cosa importante è il Canyon Rio Sas. You won't break free.
una gola sottile in cui scendono le cascate. È un luogo super affascinante. Il sentiero si estende tra due pareti verticali che portano dritto al Lago Smeraldo. Questo posto è veramente molto 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 bello. Ultimamente sto vedendo tutti sentieri così, con le cascatine, i ruscelli. Ragazzi, siamo arrivati al Lago Smeraldo. Questo qui è un laghetto artificiale che in teoria è anche balneabile. Però qual è la sua particolarità? Che tipo quando c'è il sole diretto dal cielo si colora tutto di verde. A parte che è già tutto verde, ma più caldo, è circondato da alberi. È un posto stra rilassante. Yes, I am clumsy with words. I guess I'm easily hurt. Ragazzi, adesso siamo scesi sotto al lago di Kles, che in realtà è quello di Santa Giustina, e siamo venuti qua al castello Thun. Your world in my hands. I'd do it again. Adesso siamo nella parte fuori dei giardini ed è una figata, è tipo super curata. Gabby prova a fare le foto ma lo interrompo. Summer or winter or cold. Between them, for worse or for better, or whatever reason, love unwavering, fiercely or gently, through tears or through laughter, before me or after. Ragazzi,
terminato la nostra visita al castello Thun. È stato molto interessante, è stata la prima museo guida che ho seguito. Di solito mi scosso, anche adesso, ah, una certa, però è stato interessante. And if it's not...